è un mago, quindi io chiamerei... Ti adoro, mago. Sì, Raffaello Corti! Vai! Oh, sì, Raffaello! Wow, ecco, qui, ma è giovanissimo! Tutti i maghi con il suo trolley! Esatto! Ovviamente, wow, esatto. Tutto giallo! Ciao, Raffaello! Da Roma, da Roma! Ciao! Lui si chiama anche in arte Faccio e sta magia! Proprio diretto. Sì, sì. Raffaello, posso essere la tua... La tua anch'io, anch'io, anch'io. No, che palle, Chiara. Però che... Vabbè, possiamo essere tutte e sì, due? Tutte e due. Veramente? Sì, sì, che ce l'ha noi? Sì. Ragazzi, io no, giuro... Ah, quindi faranno da cavio. No, questa, volevo precisare, questa cosa non è preparata. Io sono emozionatissima perché io adoro quando mi magicano. Ti magico. Quando mi stregano. Ti stregano. Quindi, addio, cosa Raffaello deve succedere? Fai la tua magia. Potrei cambiare farete idea? Da cavie vado. Del mago Raffaello, vai. Ecco. Dove vado? Dove mi metto? Lì va bene. Decide il mago, che faccia lei, male. Mago, grazie. Allora, buonasera, io sono un mago, sono un vero mago, e se non ci crede controlli. Allora... La magia mi ha salvato, infatti non so se si vede, ma... Stavo prendendo una brutta piega e molti non ridono su questo perché sono rimasti scottati. E ho portato uno dei giochi di magia più classici che esistono, sì, ed è quale? Il gioco di magia strappato, il giornale strappato e ricomposto. Questo è... Ma che gioco è? Lo faccio perché mi dicono che sulla carta sono un bravo mago. Oddio. Vabbè, questa veramente... Direi vago la smessa, speravo di rivederlo composto, ma invece no. Vabbè, impressionante. Allora, Diana, ho bisogno che pensi ad un oggetto, okay. Quello che vuoi, e poi lo scrivi qui. Anche frutta e verdura? Sì, quello che vuoi. Non so perché mi è venuto in mente la cosa. No, io sul mio quaderno scriverò lo stesso oggetto. Vediamo tu non lo devi vedere. Tu non lo devi vedere. Vai. Vediamo se questo numero riuscirà. C'è la Diana? Siete pronti? L'ho scritto un po' piccolo. Ok, allora fa vedere a tutti cosa hai scritto, Diana. Ciliegia. Ciliegia. Io ho scritto lo stesso oggetto. Questa però... No. Mi perdoni, ma lei è un cialtrone. Non è proprio allora. Madonna, mi stai deludendo, Raffaello. No, allora facciamo una cosa. Allora, okay. Ho portato un mazzo di carte che è invisibile. Mischialo. Okay. Allora, forse da lontano non si vede bene. Mischialo. Ma anche da vicino. Mischialo, mischialo. Allora, dopo che l'hai mischiato, tiri metà mazzo a lei. Ok, anche tu lo mischi. Cioè, lo... Se lo lanciano lo prendo anche veramente, questa è la cosa. Poi tiri una carta a lei. Ok, la fa vedere a tutti, io mi giro. Ma cos'è questa cosa? No. Ok, perfetto. Diana, in mano hai una carta da poker, che carta è? Quella che vuoi. Ah, però non lo so, il poker non lo so. Due. Due di? Di quadri. Di quadri, se vuoi la puoi cambiare, sennò te la tieni. No. Ok, allora, qui c'è un portafoglio. Dentro il portafoglio ho due una quadri, busta. D'accordo? Non sapevo neanche, è giusto, no? Due di quadri. Cioè, sì, due di quadri e carta da poker. No, scusate, due di non quadri. Ah, ok. Dentro la busta ho una carta. No, ma sì. Che cazzo stai? Ed è il due di quadri. Ma come ha fatto? No, dai, non mi di... No, regà, regà, cioè, perché non siete impressionati? Ma vi giuro, mi stanno... Oddio, ho tutti i brividi sui peli che non mi sono fatta. Io le carte le posso buttare. Ma non ci interessa questa cosa. Allora, no, Raffaello, mi sto sentendo male. Sono contento. Te. Allora, per queste cose sono sensibile, Raffaello. No, pensavo che fossi un cretino, invece mi hai fatto... Guarda, guarda, io non, veramente, cioè, non pensavo. Cioè, io ho detto così, è buffo. Anzi, non so neanche... Oh, mio Dio, Raffaello. Lo fanno. Occhio, lo fanno. Vi giuro, ragazzo. Ok, prego, okay. Scusami, vai. Allora, sta perdendo Diana. È bastato un due di quadri. Un sacco di soddisfazione, però. Cioè, ma io, ma come hai fatto? Cioè, raga, comunque, io l'ho pensato, no? Ma voi mi dite come cacchio. Me lo puoi dire dopo? Okay. È una cosa che poi non ci dormo la notte. Sì, ma ditevelo tra di voi dopo, okay, però continua la discussione, grazie. Ok, tra di noi, okay. Non ci dormo, ti giuro, mi hai effetto, you affected my night. Ma basta, cioè, ma non so come, non so parlare in italiano. Ma poi you affected hai rotto il gatto! Scusa. Bravi Gino. Gatti, questa volta. Sono intervenuto, okay, prego, Raffaello. Allora, a me piace raccontare le barzellette. Diana, ho okay. Portato questa, così se anche tu vuoi fare due battute le puoi fare anche tu. Vabbè, adesso. E... allora, facciamo una cosa. Cos'è questa cosa che... Lascia fare. Ha preso... Ah, lascia fare. Allora, vai, Diana, prendi una carta. Questo lo posso lasciare? Sì, tanto è una battuta vecchia questa, dai. No, vabbè. Sei molto astuto. Allora, intanto tu lo so, io lo so che quella tu vuoi che prendo...
Ah, ok, va bene. Okay. Adesso okay. Diana sceglierà una carta. Sì, vediamo. Perché poi me le mette così e pensa che io prendo una carta in mezzo. Invece no. Invece no. No. Okay. Astutamente. Poi la firmi sulla faccia. Scusami, sulla faccia. Qui. Okay. Della carta, okay. Esatto. Che la firmi sulla faccia e la fai vedere a lui. Sennò diventa Young Signorino, quindi diventa proprio una roba. Okay. Cosa sta tirando fuori lei, fatto? Raffaello? Okay. Perché... Adesso spieghiamo. Ok, la metti qui. Poi prendi il palloncino e lo gonfi. Tanto soffia sulla carta, anche giustamente per farla asciugare. Un applauso. Un applauso a Diana del Bufalo. Che sta facendo una fatica tremenda. Mi sto allenando con il personal trainer e ho dei polmoni pazzeschi. Guarda che era difficile. Infatti stiamo vedendo. Ma cosa, due cose? Si sta sgonfiando. Mi gira la destra. Allora, va bene, cosa è successo? Hai preso una carta, l'hai firmata e qui abbiamo un palloncino. Sì, certo. Ok, perfetto. Allora adesso cercheremo di far entrare la tua carta firmata nel palloncino. No, regà. È impossibile. Questa allora, è impossibile. L'ho gonfiato io. Cosa, perché il pane? Vieni qui, vieni qui. Allora la agiti sul palloncino. Questa agi. È la mia baguetta magica. Vabbè, vai. Adesso. Tra l'altro aiutateci, mi sa che è buona perché è tutta bella fragrante. L'hai appena comprata? Sì. Ma cos'è la baguetta magica? Non so se vedi adesso nel palloncino c'è una carta. La vedi? Aspetta, facciamo così. Prendi questa pistola. Prendi. Come fa? Allora, aspetta, prendo io il pane, grazie, la baghetta. Ok. Allora, quando vuoi, aspetta, scoppiamo il palloncino. Diciamo al pubblico. Allora, perché voi probabilmente. Ah, no, c'è il. Sì, c'è, sì, il c'è lo schermo. Ah, ok, perfetto. Cioè, io vedo riflessa la carta. C'è una carta allora, all'interno del palloncino. C'è una carta nel palloncino. Sì, okay. Ma io la vedo. Io la vedo che dentro. La c'è. Vedi? Ok, vai. Spara è piccola, sul palloncino. È piccolissima. Spara sul palloncino. No! Grazie. Regà. Cioè, qua ma Harry Potter, ma mi faccio proprio una pippa. Allora, tra l'altro mi sono ricordato da lì che ho dei fiori, però è una cosa che volevo fare dopo questi. Ah, okay. È anche un gentleman il nostro mago. Facciamo l'ultimo, ok. Ah, sì! Ah. Vabbè, lei prendi una carta, quella che vuoi. Ok, la guardi, la ricordi, la fai vedere a loro. Tu tieni questi. Se ok, vuoi. ce l'abbiamo tutti qua. Falla vedere anche al pubblico. Grazie, benissimo. Ce l'hai? Vai. Perché con queste mosse? Però ok, adesso io schiocco le dita e la tua carta è nella mia tasca sinistra. Era il nome di Picche? No. No, aspetta, forse è nella mia tasca destra. Il nome di Fiori? No. L'otto di cuori. No. Aspetta, un po' di carta addosso in caso poi il gioco non viene. Ah, così sto buoni tutti. L'otto di picche? No. Ok. Aspetta, mi dite. E qua il mago. Vorresti tenere questo? Spogliamoci adesso tutti qua. Cosa fa mago? Per piacere. No, ma Marco io non volevo. Cioè, cosa le carte dentro i jeans, le veramente mutande. Violare la tua prive. Non sento, cioè, ma dove ce le avevi tutte queste carte? Allora facciamo così, ce l'ho, facciamo un minuto di raccoglimento. Ok. No, vabbè, no. Un minuto di raccoglimento è veramente una tristezza. Meravigliosa. Grazie. Meravigliosa. Un minuto di raccoglimento, ma... No, ok, aspetta, in qualche modo ne dobbiamo uscire qui. Che carta hai scelto? Lo dico? Due di cuori. Ok, due di cuori. Oh, incredibile! No, bravo, regà, un applauso al mago Raffaello. Regà, no, cioè, capite? Perché a me queste cose mi piacciono e mi fanno uscire fuori di testa. Grazie. Effettivamente, bravo. Wow. Un applauso fragoroso allora, per Raffaello Corti, grazie. Sei grazie stato fenomenale. Io vorrei fare un applauso alle mie due aiutanti. Diana sicuramente è stata brava e ha fatto tutti i giochi, ma anche lei si è fatta il mazzo. Grazie.